Buongiorno. Il pullman è stato partire 2 minuti, cioè un po' presto in realtà, perché sono le 7:30. Oggi ho incontrato i ragazzi della scuola media Mazzini e abbiamo parlato tra gli altri anche di questo libro. Forse tutti sapete che a un certo punto gli abitanti di Berlino si sono svegliati una mattina e si sono trovati la propria città attraversata da un muro che divideva parenti, amici del cuore, conoscenti, gente che non poteva più andare nella scuola che frequentava perché stava dall'altra parte del muro, e si sono ritrovati divisi dalle potenze vincitrici della guerra, quindi in una situazione paradossale. No? È un libro che racconta la vita di due ragazzine poco prima della caduta del muro di Berlino, di com'era la vita di tutti i giorni a Berlino Est e di cosa poi è successo nel momento in cui il muro fu abbattuto. E mi è servito come pretesto per parlare di altri muri, naturalmente dei muri che ci sono quotidianamente in famiglia, a scuola, fra amici, per cercare di trovare insieme attraverso la scrittura, la lettura, incontrandosi anche su un territorio fantastico, i modi per attraversarli o per provare a buttarli giù. Ci si ritrova a un certo punto con qualcosa che crolla, di fronte a tutte le avversità ci si costruisce un universo, no? È come se anche nella peggiore delle situazioni ci si abitua. Dire qualcosa sull'Aquila, è una città a cui mi sono affezionata e che da messinese, avendo nel DNA il terremoto del 1908, essendo nata e cresciuta in una città completamente ricostruita sulle macerie di un'altra, l'Aquila è una città che sento in qualche modo parente. Devo dire, mi fa molta impressione il silenzio che si sente all'Aquila. Io ero venuta qua nel 2010 ed è incredibile che tutto sia rimasto assolutamente uguale. Quindi oggi è la prima volta di sono una città e anche a me ha colpito moltissimo, sì, la profonda presenza dell'assenza, è pesante. Siamo segnati a molto diverso. Questa qui è la base delle navicelle a numero 6. Qua sta facendo pick up. Dove siamo a disegnare i calciatori della Juve? A me mi piace pitturare, mi piace disegnare. A me solo disegnare. Ci stanno disegnando dei leoni che fanno una festa in maschera. Qui c'è il negozio delle maschere. Ci ha colpito la
la domanda di un bambino che ci ha chiesto se le illustrazioni sui nostri libri fossero disegnate direttamente sulla copia del libro, ed è interessante perché ci ha dato l'occasione di spiegare qual è il processo invece che porta un disegno, un'illustrazione finire stampato. Soprattutto abbiamo cercato di trasmettere a questi ragazzi la bellezza di fare un viaggio anche dentro il libro. Sembra non fare un unico grande lavoro, un unico grande viaggio alla fine. Quindi guardate ad esempio i pipistrelli che sembrano arrivare dalla Via Lattea, da quei pianeti dove intorno ci sono i sei. Se cambiate poi l'ordine dei disegni si creano altre storie. Siete stati premiati.